Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Tony Gear 17. Ragazzi, oggi vi mostro come non far laggare COD Warzone a causa della vostra connessione penosa. Senza offesa, ma avete cercato questo video, ci avete cliccato su e avete cercato ho problemi con COD Warzone riguardo alla connessione. Non c'è nessun problema. Allora, vi aiuto io. Innanzitutto, dirigiamoci su Warzone per capire una cosa. Quindi, io adesso ho impostato questa grafica, tanto per mostrarvi. Quindi, opzioni. Quando avviate il gioco, la grafica si ripristina al punto 0. Quindi, io adesso vado su ripristina scheda e metto sì. E arriviamo così a... Aspettate, ecco, pure lo schermo intero, qui è un po' sporco. Quindi vado sul schermo intero senza bordi, applico impostazioni. Ok, una volta risolto la grafica, mi basta andare su... Dov'è? Ecco, su... Non lo vedo, aspetta. Ecco. Su streaming texture on demand. Allora, mentre giocate, comincerà a scaricare la texture. Quindi, che significa? Se in alto a sinistra, come ho messo io la latenza, e per impostare la latenza sul gioco, basta andare su generale. Ecco qua, latenza serve, perdita dati, contatore FPS. Quindi sulla latenza mi andava sui 700, 800 millisecondi, quindi cominciava a laggare, andare a scatti, quindi ho cominciato a uscire pazzo. E sono riuscito a capire come risolvere. Basta andare su grafica e andare a mettere da sì a no. Fatto, semplice. Qui invece c'è il limite giornaliero di download della text, quindi se andate a mettere su sì, andate a scaricare, che ne so, 64 giga di texture. Caspita, a noi non ci frega niente, quindi andiamo direttamente come dire, ci spostiamo sulla texture del gioco. Quindi giocheremo direttamente con la texture del gioco online. Quindi non ci serve. Quindi andiamo a mettere su no. Quindi una volta fatto, tastiera e mouse dietro, ecco qua. Vabbè, per la grafica sappiamo che sui PC fa un po' cagare, ma possiamo sempre risolvere su anti-aliasing. Quindi vado su impostazioni, profondità di campo, monitor. No, non mi serve. Effetto pellicola, applico impostazioni. Ecco un po'. Si vede, dai. Dai, che si vedono gli occhiali da sole di Navi. Quindi, grazie a tutti per questa visione e spero che il video vi sia piaciuto. Quindi lascia like se il video ti è stato utilissimo e iscriviti. Quindi, alla prossima.